Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Grace Pro, seguiamo la nostra avventura con il gioco di Wolfenstein 2 The New Colossus. Ok, devo dire che la puntata precedente è stata veramente bella, abbiamo seccato nostro padre, e precisamente dovrebbe essere questo qua, ok? Che era un po' spanato di cervello, un po' tanto. Mi dispiace per la situazione che c'è stata nei confronti di nostra madre. Ok, diario di Zofia, va bene. Ok, un po' di energy, controlliamo sempre tutto. Mi sembra che nello scantinato di questa casa c'era un kit di potenziamento per quanto riguarda le armi, quindi casomai se lo state giocando anche voi potete controllare e raccattarlo. Ok, per il resto ragazzi io direi di proseguire di violenza. Ragazzi, basta, morti, meno male perché mi stavano per seccare. Andiamo qua, speriamo che non ce ne siano più. Un po' di energy, cosa buona e giusta al massimo. Ok, mi sa che dobbiamo scendere di qua, non credo proprio. Vediamo un po' dove dobbiamo andare. Qua. Ok, energy. Siamo al coperto. Forse. Cazzarola ragazzi, speriamo che siamo finiti perché stanno abbastanza antipatici questi droni qua, che droneggiano. Ok, stacchiamo questo. C'è un bel cattivone. Vediamo da che parte arrivano. Da sopra? Dov'è che va lei? Dove va? Cazzarola, non abbiamo più energia.
Ok, perfetto. Allora, noi dobbiamo scendere giù di lì. Vediamo se dall'altra parte magari... No, così tanto. Ok, c'è qualcosa da raccattare, ma mi sembra proprio di no. Perfetto, quindi direi di scendere. Ok. Allora, qua c'è la possibilità, se non erro, di scendere giù. No, ok, non mi sembra una buona idea. Va bene, andiamo avanti. Perché sono venuto qui? Avrei dovuto correre a casa, da te, Anya. No. Morte non ci separi. Ma anche no. Dammelo. Vuoi baciare la sposa adesso? Non prima del matrimonio. Shake me, Schlaf. E vuoi? Spettacolo. E io sono il tizio col cappello nero. No, no, no! Ho detto di no! Non potete impedirmi di vedere il mio cliente! Vedete qua? Leggete! Sono autorizzato a conferire con il mio cliente in privato! Volete che chiami il giudice? Dovrete trovarvi un nuovo lavoro domani stesso! Ora mi fate entrare a parlare con il mio cliente o volete mettermi alla prova? No! Cos'è quello? Levagli... Levagli quel cappuccio! Schnell, porca puttana! Ma che... ma come cavolo fa a parlare con quella cosa che gli copre la bocca? Non mi importa, non gliela tolgo. Cristo santo! Dateci un po' di privacy, per favore! Sei messo maluccio, amico. Cazzo! Hai un piede nella fossa. Sul serio, non hai un bell'aspetto. Comunque, stai a sentire, verrai processato entro un paio di settimane e sarai messo a morte. Trasmetteranno la farsa su ogni schermo del fottuto pianeta. Ecco, se vogliamo evitare che succedano stronzate del genere, ti facciamo uscire oggi stesso.
È un po' rischioso, ma le misure di sicurezza sono impressionanti ed è l'unico piano che abbiamo. Ok? Cioè, non è stato facile avvicinarti, anche se sono il tuo cazzo di avvocato. Una vera merda. Quello che faremo è fingere che tu mi abbia attaccato. Il maiale di guardia verrà a controllare e mentre ti cerca sguscio alle sue spalle e gli infilzo quest'affare alla base del cranio. Gli prendo le chiavi e la pistola e ti porto fino all'ascensore, uccidendo ogni singolo nazista che incontriamo. Ce ne andiamo dritti al garage dove Anya, Bombate e gli altri ci aspettano con l'auto. Ok, sei pronto? Diamo inizio alle danze allora. Marta! Cazzo, che male! Oh, non hai idea! Oh, togliamo questo cazzo di appare dalla bocca! Ok, appena saremo in strada ci inseguiranno e voleranno proiettili. Hanno dei carri armati, amico. Ma abbiamo qualche asso nella manica. Quando saremo in auto, sarà fatta. Il difficile sarà raggiungere il garage. Ehi! Aiuto! Aiuto! Aprite la porta! Mi ha attaccato! Mi ha spaccato il naso ed è uscito da quella porta! Terror Billy! È in fuga, cazzo! Indietro! L'hanno aiutato! Sono entrati da quella porta e l'hanno liberato! Sono stati gli alieni, amico! Shit! Gott! Zimmermann! Sie haben Talent! Ich soll zum Film gehen, bei Helene vorsprechen! Guter Schuss, General! Der zuckt noch! Che idiota! Era spacciato dal momento in cui ha messo piede qui dentro. Tapfer, kleiner Liebling, ich bin dein und du bist mein. Liebling, so lieblich und... Apri la bocca. Apri. Aprila. Così. Che sapore ha? Che sapore ha la polvere da sparo del proiettile che ha ucciso il tuo amico? Cosa si prova? Ti piace, vero? Sentito? Sono i miei uomini che fanno a pezzi i tuoi amici nel garage. Tu sei proprio noioso. Penso che andrò a divertirmi un po' con loro. Anya, la mia famiglia. Passano settimane, forse mesi. Sento che sto scivolando via. Prego che arrivi la fine. Per il furto e la distruzione di proprietà pubbliche e private. Favoreggiamento dei nemici. Tortura. Terrorismo. Uso di armi nucleari all'interno e all'esterno dei confini nazionali. Alto tradimento. Per l'assassinio di migliaia di cittadini, signor William Joseph Blaskovich, la giuria la dichiara colpevole. È raro perfino per un professionista come me trovarsi faccia a faccia con il male più puro. E mi addolora pensare che il massimo della pena che posso infliggerle è qualcosa di così banale come la morte. Morte, signor Blaskovich. Nient'altro che una rapida e semplice morte. Ufficiale giudiziario. Ok. Suppongo che dobbiamo fare qualcosa. Oh, madonna. Oh, la madonna. Ok.
Bene, ottimo. Abbiamo più munizioni. Ah, tiro la giusta cosa. Siamo quatti quatti, ragazzi, un attimo di... Un attimo di silenzio. Ottimo, proprio così. Giù, perché qui è inutile che l'attacchiamo, va, perché ci ammazzano. Dobbiamo star giù. Ok, andiamo avanti. Sento meno gente muoversi, quindi potrebbe essere una buona cosa. Ecco, invece no. Grazie. Andiamo avanti, aspettiamoli al varco. Sono più di uno. Thank you.
Ok ragazzi, scusate se non parlo, ma energy, datemi un po' di energy. Ok, ho fatto un macello ragazzi. Oh, basta che me ne dai uno carico, per me va bene, eh. Tantadue non è un granché, però è sempre meglio di niente. Ok, adesso mi sa che è proprio morto. Bene, allora raccattiamo tutto quello che è raccattabile in sta zona, che sinceramente un po' di energia spero di trovare. Oh, 200 di energia, noi dobbiamo andare di lì, ok, ma prima voglio dare un'occhiata di là. Voglio dare un'occhiata di là, però voglio ricaricare questo in caso che ci venisse utile, oppure cambiarlo. Ok, perfetto, e abbiamo fatto una strage ragazzi, una strage. Qualche punto magari ve l'ho tagliato, perché in qualsiasi caso sono morto e non poco. C'era un bordello di un bordello di gente. Ah, qua ci sono tutte queste porticine qua dove possiamo andare. Tutto al massimo, ok. Abbandona il livello, ok, abbandoniamo il livello. Figlio mio. Credevo di averti perso. Che non ti avrei rivista mai più. Oh, Billy. La vita è piena di eventi inaspettati. Molti ti danno gioia. Alcuni ti spezzano il cuore. Non c'ero quando avevi bisogno. Ti ho abbandonata. Ho sofferto così tanto. Perderti è stato come farmi strappare il cuore dal petto. Ma le avversità sono temporanee. Lo sai, Billy. E spesso sono inevitabili. Mi sono sacrificata perché potessi andartene. E ora sei tu ad essere nei guai. Non preoccuparti per me. I miei problemi sono finiti. Non voglio tornare indietro. Non ce la faccio più, mamma. Tu sei forte, Billy. Noi siamo fatti per sopravvivere.
combattiamo anche quando non abbiamo più speranza. Lo so perché sei sangue del mio sangue. Sto per avere due gemelli. Non sono ancora nati. Voglio vederli. Vorrei che tu li vedessi. Mi manchi. Saremo presto insieme. Di nuovo. Devi solo lottare ancora un po'. Ufficiale giudiziario! Ma era tutto un sogno. Il calore avvolgente dei sogni. Dissolto. Dal gelo spietato della realtà. Saremmo stati una coppia perfetta. Mio caro. Ma anche no. Mi hai spezzato il cuore. I vecchi e i deboli sono spacciati. Tutti ai propri posti, arriva! State pronti, Kinderle? Abbiamo meno di 7 secondi. Pronti? Via, Max, combatte, ora! Anya, ora! Presto, 3 secondi! Il suo cervello ha bisogno di sangue ossigenato, o morirà! È vivo! Rispondimi, è vivo! Ho paura che sia tardi. Oh no! No! Cos'è? Attività cerebrale! Sì! È vivo! Sei un genio, Seth, te l'ho mai detto! Seth! Max ha ragione, dobbiamo andarcene! È pronto per il trasporto? Oh Gott, er ist tot! Scheiße! Sei dich! Guarda questo fortunato bastardo! L'unico uomo sul pianeta che sopravvive se gli tagliano la testa! Ehi, Blaskovic! Mi senti? Ok, ascolta. Tempo fa Caroline ha recuperato da un laboratorio nazista questo corpo di super soldato potenziato geneticamente.
Un esemplare davvero notevole. Anya, mostragli questo. Guarda, William, Seth lo userà per creare un collegamento tra la testa e il nuovo corpo. Ingele, chiederla che aiutatemi, per favore, sono un povero altecacche. Ora, questi sono rari congegni nazisti per super soldaten recuperati sul campo di battaglia. Sono tutti fuori uso, ma ho abbastanza materiali per ripararne uno. Devi scegliere quale vuoi, puoi scegliere. Sbatti le palpebre una volta per questo, due volte per quello in mezzo e tre volte per quell'altro. Ok. Ispeziona il costrittore. Costrittore completo, ok. Quando usi il costrittore non puoi respirare, perciò l'uso prolungato. Il costrittore si è attivato come non ti abbassi vicino a spazi. L'ariete protegge la parte superiore del tuo corpo, come le spalle e i gomiti, permettendo di distruggere gli ostacoli, aprire le porte e le casse. Ok, travolgere i nemici. L'ariete si attiva quando scatti. Ok, questo presuppone che ci sono delle gambe. Vediamo un po'. Viene un sistema automatico montato sulle tue gambe, attivato a comando. Una volta attivato, i supporti meccanici si estendono, permettendo di raggiungere luoghi elevati, ripari verticali. Ok. Ok, va bene. Io, ragazzi, andrei con questo qua in mezzo e andiamo a spaccare un po' di chiappe. Se congiungo, va bene. Ok, Ingele, mettiamoci al lavoro. Ora ti do un sedativo. A presto. Sono sveglio, non dormo, sono goth. Noi goth, noi goth, noi goth, noi. Come ti mi senti, Vlaskovic? Riesci a muoverti? Sì, ci riesci. Vediamo. Vediamo. Mi sento forte. Ricordi il tuo nome? Ricordi che cosa hai fatto negli ultimi due anni? A parte uccidere i nazisti. Se provi a morire di nuovo, William, sono io che ti uccido. Vieni, ti do dei vestiti. Mandalo da me quando hai fatto. L'hai visto, cazzone? Hastu gesehen? Hastu gesehen? Simpson. Ma, caro Blaskovic! Come sto? Come un uomo. Guardati, sono felice che tu sia qui. Bene, questo è come quello di Shoshana. Questo no. Serve a connettere la testa al corpo. È molto, molto importante. Non toccarlo troppo. A volte potresti sentire un leggero formicolio. Non ti preoccupare, è normale. Ma fammi sapere se succede qualcosa di strano. Per esempio, se la testa rigetta il nuovo corpo. Cose del genere. Vex! Sono contento anch'io. Max. Ho riparato il congegno che hai scelto. Provalo e vedi cosa puoi fare. Ok. Amici, io direi che il nostro episodio termina qui. Spero che la nostra avventura vi stia piacendo. In tutto caso, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Se è piaciuto il filmato, lasciate un bel like. Vi ringrazio per il mio seguito. Ci vediamo con il prossimo gameplay. Un saluto a tutti da GraceGamer78.